La deduzione di Angel. No, non andiamo più avanti con la canzone, è la stessa, quindi siamo ancora nei guai. Nana Sky era intenzionata a uccidere Detective Goodman. Questo è per il motivo per cui ha chiamato la vittima fino all'ufficio del procuratore. Zio, ma come fa a sapere tutte queste cose? Non dovrebbero andare, diciamo, nel repertorio di un testimone, perché qual è il punto? Se il testimone sa certi dettagli, potrebbe rivalutare i suoi ricordi, in modo che, per l'appunto, col bias cognitivo di cui vi parlavo, si crei una teoria per niente valida e niente veritiera ciò che ha visto davvero, in modo da far tornare tutte le informazioni che ha, diciamo, per ricomporre il puzzle. Questo è il motivo per cui non dovrebbe mai sapere nulla un testimone di quello che è successo, ma solo sapere quello che ha visto effettivamente lui. Ed è per questo che ha chiamato la vittima fino all'ufficio del procuratore. Sono sicura. E poi, io do per scontato che le l'abbiano raccontato, ma è possibile che lei, essendo la premeditatrice di questo, diciamo, inganno della cadrega, lei sapesse tutto non perché qualcuno gliel'ha detto, ovviamente dirà me l'ha detto il mio fidanzato, Marshall, ma perché era tutto pianificato, quindi sapeva tutto proprio perché era tutto pianificato. E magari non è stata neanche lei. Fammi vedere, è vero, sul telefono, non posso vedere se effettivamente l'ha chiamato. Vedo l'ultima chiamata, ma non c'è rubrica l'ultimo numero, cioè se c'è il numero del Detective Goodman. Mi sembra una cosa importante a me. Sono sicura che il capo procuratore avesse un pochino di astio nei confronti della vittima. Nient'altro poteva spingere un essere umano, quella macchina umana, a prendere... Si dà il caso che l'abbia letto per caso, ma mi ricordo una pugnalata allo stomaco, me la ricordo, lo aveva detto, io gli avevo fatto il commento su quanto fosse una morte di merda, ma si dà il caso che abbia letto per caso qui, sorella, qui non c'è neanche da controinterrogare, una ferita di coltello, qua dice ancora e ancora e ancora, so via zia, giudice stai zitto, non farmi perdere tempo, la vittima è stata... convocata dal dipartimento di polizia all'ufficio procura. Sembra molto una premeditazione, non è così? Zio, abbiamo già smontato la premeditazione. Quindi, se io stessi ordinando una pizza, questo indicherebbe che io abbia intenzione di uccidere il ragazzo delle consegne? Può darsi, secondo questo tribunale sì. In ogni caso, la difesa può controinterrogare il testimone. Non ne ho bisogno, zio. Posso poi darmi l'opzione? Non ne ho bisogno. Voglio solo presentare la prova, perché questa è una rincoglionita. Ho capito un cazzo contro chi ha che fare. Beh, questo era facile. Questo era facile, lo apprezzo. Questo era facile, lo apprezzo e come. Toh, sorella. Non ascolto neanche, guarda. Lo so benissimo. Bloccati questo! Dici che l'ha coltellato più volte. Ma non potresti averlo visto. Cosa? Se ne stai prendendo la prova? Allora io metterò la prova a te. Un altro pranzetto, Cristo Santo. La mia sorpresa di muschio. Chi è che mangerebbe quella roba? Mi sono disperso nella taiga, ma non lo so io. Mi dispiace per il fatto che l'Ichene stia crescendo sotto i nostri piedi mentre stiamo aspettando, signorina Storm. La sta distruggendo e a lei non piace per niente. Quanto godo. Miles ci sta aiutando. Non direttamente e palesemente come nel caso del samurai d'acciaio, ma ci sta aiutando. O forse sta solo rispondendo al fuoco, può anche darsi che stia solo rispondendo al fuoco, però questa risposta ci sta aiutando perché parzialmente indica che comunque dalla nostra parte, sa benissimo che questa è una persona per niente rispettabile, per niente veritiera. Che cosa intende? Non dovrei spiegare, ma dia un'occhiata qui, anzi, non dovrei spiegarlo, ma dia un'occhiata. Zio, l'ho presentata io la prova, non prenderti il merito, figlio di troia, l'ho fatto io, perché se no sarei stato ancora ad interrogare lì, bastardo maledetto. L'autopsia dice che la morte è arrivata per la perdita di sangue di una sola coltellata. Oh, ha ragione, ottimo lavoro, signor Edgewood. L'ho fatto io, perché non ci sono gli applausi per me? Che genio, con il mio eroe, per davvero. E invece la mia obiezione, nessuno l'ha notata. Molto bene, testimone. Lei ha
questo è geniale, cioè letteralmente un del risotto con del... Allora, no, e allora il pasto? Se non è passata di pomodoro, è un abominio contro la cucina del signore. È un abominio, sai che è, cioè, quello che vedo. Ma comunque, quella passata di pomodoro effettivamente rappresenta una scena del delitto, sapete, la chiazza di sangue. Mi piace come battuta. L'aggiungerò al mio libretto delle battute sicuramente annotate. Allora, dove erano le mie battute scritte? Fatemi controllare. Eccola qui. Sceno, crimine della scena del delitto. Ok, ok, ce l'ho negli appunti adesso. Ritornerò. E sarà colpa di Phoenix Wright. Oh, grazie. Ho sempre creduto che se nessuno... Tu non puoi mettere il ketchup sul riso, animale! Ti odio più di prima. Ti odio più di prima, guarda. Spero che in galera ti daranno da mangiare solo il ketchup in bustina, maledetta. Col riso in bianco. No, senza riso in bianco. C'è questa tortura, effettivamente. La tortura della deprivazione sensoriale totale, dove praticamente rinchiudono una persona dentro una stanza bianca, completamente bianca, senza rumori, senza nessun stimolo esterno, dove mangiano letteralmente riso in bianco, per niente condito, in sapore. Cosa terribile. La deprivazione sensoriale ti porta alla pazzia dopo un po'. Questa è una cosa più che vera. Quindi sta dicendo che lei ha sbagliato, ha frainteso qualcosa per il sangue? Quando ho alzato quel coltello, pensavo di aver visto sangue al suo seno. Sangue schizzato dalla sua vittima. È per questo che ho pensato che l'avesse accoltellato più e più volte. Che sta parlando? E allora ci dico che cosa ha visto, che cosa ha visto che pensò se fosse sangue. Testimoni! La sua sciarpa rossa sembrava sangue. Ha una sciarpa rossa? No, dovevi mostrare la gente. No, fermo. Non posso vedere la gente? No, non ha una sciarpa rossa. Come faccio? Cioè, non mi ricordo la sciarpa rossa. Ah, no, no. Non ce l'ha proprio la sciarpa rossa. Ma questa ci sta... Io non mi ricordo una sciarpa rossa perché... Beh... Mi stavo per tradire. Non posso dirlo. Speravo fosse mia. Poi, quando ho guardato, per questo ho notato che non ci fosse la sciarpa rossa. No, non devo neanche controinterrogare. Ma... Su, via, questo è facile. Oh, signorina Star, le chiedo... Stai zitto. No, non devi prendere di nuovo il merito, stai zitto. La testimone chiaramente non adatta al lavoro da detective. Madonna, la sta demolendo, quanto godo. In realtà si sta rubando il merito, va benissimo. Ma io apprezzo benissimo il fatto che stia demolendo quella merdaccia. Lo apprezzo perché un'obiezione uscita da me potrebbe far male. Un'obiezione uscita dalla persona che odia la distrugge. Casa? Il sospetto non stava indossando una sciarpa o alcun, diciamo, foulard di alcun tipo quando ha coltellato la vittima. Lei l'ha provata lei stessa con questa foto. E ora Emma le fa i complimenti. Ma non può essere! Zia, ti sono caduti i pranzetti, quelli sono investimenti persi. Lo dico, sono una professionista... Sono una professionista servitrice di posti. Potrebbe essere così completamente sprovveduta. Congratulazioni! Finalmente ha trovato la sua carriera, il suo richiamo nella vita. Come vi dicevo, uscito dalla sua bocca e fa molto più male. Dure parole, ma corrette, quanto godo. Alla fine il signorino Edgeworth prevale. Ma era la mia obiezione, Cristo santo. C'era una sciarpa! No, non quella, ma qualcosa di rosso, davvero! Allora ci dico che cosa? Dove? Dov'era? Lo testimone ci ha detto... Un bellissimo interludio di intrattenimento, ma tornando agli affari... Che cosa? Molto bene, testimone, Ancora? Ho visto il crimine e ho arrestato il sospetto. Ci dico riguardo a questo. Cosa? Passiamo alla prossima roba? Ma se abbiamo capito che non regge minimamente. Mi ricorda alcune cose in maniera approfondita, perlomeno. Finalmente non abbiamo potuto togliere la parte più importante della sua testimonianza.
La parte più importante? La parte dove tua sorella accoltella la vittima. La sua prossima testimonianza potrebbe essere il momento della verità. No, non regge, raga. Cambia la canzone. Siamo un passo avanti. Dopo l'omicidio, il sospetto ha provato a correre dietro alla parte, diciamo, il muro di separatore di lato. L'ho catturata in maniera molto veloce e gli ho letto i suoi diritti, che non avrei dovuto leggere, e non so neanche perché avessi le manette, visto che vendo pranzetti. Ah, sì, e quando l'ho arrestata ha parlato della sua sciarpa. Per questo mi ha confuso nella mia testimonianza precedente. Il capo procuratore... Perché mai una persona che viene arrestata dovrebbe mai parlarti di una sciarpa? Capisci che non mi torna questa cosa? La sua resistenza era inutile. È piuttosto determinato riguardo questa sciarpa, non è così? Colpisco come un serpente e mordo come un cobra. È comunque un serpente, mi pare, no? Io non lo so. Che cazzo di aneddoto è? Questa non era una buona... non era una buona metafora, dici bene, Flato. Prima di tutto, il cobra è un serpente. Non mi distruggere con i dettagli se non vuoi essere morso. No, grazie, penso che il tuo morso sarebbe pestilenziale. Non voglio setticemie di nessun genere, per cortesia. Nota se stessa, Reich è debole contro i... come tutti gli esseri umani. È debole contro i morsi velenosi di serpenti. Morsi di serpenti velenosi o morsi velenosi, tutte e due vanno bene. Il capo procura ha provato a resistere. Ma che cazzo dici? Ma le sue resistenze erano invano. Ha tolto la mia mano e ho fatto cadere. Ah, questo torna però, eh. Mi ha spinta e mi ha fatto cadere un... Sapete il barile che era rovesciato, il barile per l'olio che era rovesciato, che in realtà doveva essere pieno d'acqua? A parte che pesava un bel po', quindi... Ti ha spinto bene se hai rovesciato un barile pieno d'acqua. Un barile d'olio? Difficile da immaginare. Però è successo, è vero. Cioè, nel senso, cioè, torna questo dettaglio, quindi la parte dell'arresto potrebbe essere parzialmente vera. Oh sì, lei è bella, ma mortale. Una predatrice questa qui, un leopardo donna, rar. Che roba, mi vergogno a fare questi doppiaggi. Molto bene, signor Wright. Lo suo controinterrogatorio, se vuole. Qui sì, qui devo controinterrogare perché non è così facile come le altre due. Ok, parlami di questa fuga. Quindi dov'è questo muro separatore dentro la mappa dei piani? Questo qui, e torna. Sono sicuro che intendesse il muro vicino alla macchina. Sì, ha ragione. Vedete, c'è il barile rovesciato, ora è coperto dai sottotitoli. Perché stava cercando di scappare? Ah, per l'uscita di emergenza. In ogni caso, non lo so. Io scapperei di più verso il cancello aperto, a sto punto, se dovessi scappare veramente da una scena del delitto, no? Forse lascerei il cappotto insanguinato. Però qua, teoricamente, dovrebbe esserci l'ingresso verso... È un'uscita di emergenza, perché credo che sia in realtà l'ingresso per gli uffici legali, i procuratori. Sì, c'era un muro alto quasi 6 passi, ovvero più di 2 metri. Stava cercando chiaramente di nascondersi. Minchia, non era proprio bravo a nascondino allora. Una cosa naturale per un criminale da fare per un criminale. E dopo che cosa ha fatto? L'ho presa. Ok. Perché l'hai arrestata, voglio dire? Non sei neanche di servizio. Poi è aggressione. Hai detto velocemente. Eri veramente vicino al sospetto? Come? Fermo un attimo. Cioè, pensavo ci fosse un ingresso qui, ma... C'è un'intera staccionata, come cavolo si chiama? Un intero... Non mi viene il nome, cazzo. C'è un intero... Muretto... Come cazzo si dice? Fence, come si traduce fence? Dai che ce l'hai. Fence. C'era un'intera non staccionata...
Non lo so, comunque staccionata metallica, dai, lo sai. Sai come si dice, non mi viene adesso. Sono stanco, è passata mezzanotte. Su, via, abbi pietà di me. Comunque sì, come Q-slide, ok. Comunque vedete, forse questa è l'uscita, c'è un ingresso che teoricamente non so neanche dove porti, però non c'è modo di arrivare dal blocco B. Questo suppongo sia forse il suo... Questo era il suo cosetto, il suo furgoncino. Però qui c'è un'intera staccionata, chiamiamola così, porco schifo. Staccionata. Oh, ma ce l'ho sulla punta della lingua, si chiama... Perché le ho riparate pure nella mia vita, che non mi viene adesso. Pence. Porca troia, quanto odio la mia differenza lì, la mia barriera linguistica. Certe volte mi viene in tutte le altre lingue, meno che in quella giusta. Come ho detto, ero semplicemente 30 passi lontana da lei tutto il tempo. Forse dovrei... Sì, dovremmo pressarla per più dettagli, assolutamente. Vorrei guardare questa planimetria ancora una volta, giusto per essere tranquilli. Come puoi ben vedere, c'è una bellissima... Non è griglia, Cristo e Dio, come cazzo si traduce? Se no ci muoio, raga. Ci muoio se non lo traduco. Come cazzo si traduce fence? Madonna mia. Fence. No, no, traduce da... Recinzione. No, non è recinzione. No, c'era un altro nome che volevo dire. No. Steccato, palizzata, scherma, ostacolo, staccionata, come ho detto. Recinto. No, non è quello che mi volevo. Non è quello che volevo dire. Vabbè, in ogni caso, staccionata, vabbè. Anche se non è una staccionata. Eppure su Project Zomboid l'ho detto tantissime volte. Ma adesso non mi viene, raga. La macchina era qui. Questa qui. Ah no, era qui. Ah, io pensavo fosse quella. Era una visitatrice, quindi... Era una visitatrice, quindi era parcheggiata nel blocco B. Quindi ha visto l'assassino da qui, suppongo. No, da qui l'ha visto l'assassino. Se ha fatto la foto di lato, era più o meno qui. Più o meno qui, no? Considerando la prospettiva della foto da qui, difficilmente... Forse da qui fai la foto giusto. Ma da qui, magari, è quella giusta. Questo la rende... Sì, quello lo posizionerebbe in circa 30 metri dalla macchina, corretto. È corretto, signorina Star? Sì, no... No, non è corretto, non torna, perché la prospettiva della foto dice tutto. E c'era una... Non ce la faccio a dire staccionata, palizzata, non ce la faccio. Recinzione, madonna, Ma c'era scritto recinzione? No, non c'è scritto recinzione, c'è scritto recinzione, madonna mia, non mi veniva. C'è un'intera fottuta recinzione di fronte a lei. Sì, l'ho scavalcata ovviamente, ma era spinata la recinzione. Oh, incredibile, la regina della tosse convulsiva. È un atleta, di certo. Ci vorrebbe un pochino di tempo per scavalcare quella recinzione. Sicuramente... Non poteva raggiungere mia sorella così in fretta. Sicuramente non poteva raggiungere mia sorella così in fretta. Sì, era più o meno. No. A parte che. Sì, ce la puoi fare. Ti fai un male cane le dita per arrampicarti. Specie se pesi un bel po'. Però non è che. Sono 9 feet, sono praticamente 3 metri e mezzo. Non è così facile scavalcarla, eh. Non è poi così facile. Forse anche di più. No, no, forse è proprio 4 metri. Non mi ricordo se sia 2... Sì, è tipo 2.3, 2.6, qualcosa del genere. Ogni feet fa un metro. Maledetti americani. Quindi come ha fatto... Come ha fatto la signorina Sky non andare a scappare in fretta? Vuoi dirmi che indossava i tacchi e non riusciva a scorrere o qualcosa del genere? Spiegami un po'. Cosa? Perché non provo... No! Che? Come ha fatto a raggiungere in fretta? Non aggiungiamo niente! Perché mi prendi per il culo? Che cazzo mi fai fare quella parentesi gigante se poi non mi dai nulla? Io ero convinto che la recinzione bastasse!
Va bene. L'ho arrestato e mi ha parlato. Perché mai una. È quello che volevo dirmi prima. Perché mai una persona arrestata sul luogo? La prima cosa che dice: no, non sono stata io. No, mi hai preso. Stavo cercando di salvare quell'uomo accoltellandolo. No. Oh no, la mia sciarpa mi è caduta. Cosa ti deve dire? Ha parlato della sciarpa, sì, del foulard, ma che cosa ha detto esattamente? Se ricordo esattamente, l'hanno detto nella mia testimonianza? No, non mi pare. In ogni caso, quello che ho sentito dire da lei è... muffler, che per l'appunto vuol dire... foulard. Ma vuol dire anche... se non sbaglio, tubo di scappatoio. Della macchina. Potrebbe significare qualcosa? Solo quella parola? Solo quella parola? Non vedo perché mai il tubo di scappatoio potrebbe tornare, boh. Forse. No, è che mi si è accesa una lampadina con il tubo di scappatoio. Non so, mi è venuta questa roba. Sono sicuro che muffler significhi tubo di scappatoio. Sono sicuro. Anche tubo di scappatoio, no? Quindi, vediamo se ho ragione. Perché potrei sbagliarmi. Silenziatore... sì, silenziatore, ma sicuramente vuol dire anche tubo di scappatoio. Sono sicuro, si riferisca anche al tubo di scappatoio. Per questo mi ha acceso una parentesi che poteva esserci qualcosa là sotto. E nessuno l'ha cagata? Potrebbe darsi. Cioè, ha detto muffler così. È stata. Però comunque è una contraddizione che nasce solo da lì. Mi chiedo in italiano come potrebbero trasformarla. Come potrebbero tradurla questa cosa. Per creare questo gioco di parole. Se ho ragione. Potrebbe darsi che non abbia ragione. Però mi ha acceso una strana, diciamo, parentesi che creerebbe un bel po' di trama. Quindi lei ha sentito che la sospettata stesse parlando a lei? O a qualcun altro? Ah no, stava parlando al telefono. Sì, stava parlando al telefono. Non stava parlando a lei di silenziatori. Stava dicendo alla sorella di cercare... Porca troia, è l'intuito dell'avvocato che parte. Vuol dire tubo di scappatoio. Ha detto la sorella al telefono tubo di scappatoio. Di guardare qualcosa, che ci fosse qualcosa di importante. E questa rincoglionita ieri non ci ha detto di investigare. Sì, il capo procuratore stava parlando al suo telefono. Telefono? Non potrebbe... No, chiede ancora. Per telefono intendi questo telefono? Sì, esattamente. Esattamente? La mia memoria è infallibile. Come un salmone che sale su per il fiume, capisci? No, la corte non riesce a capire. Però. Quindi sa anche del telefono rotto. Non è stupida, Cioè, non così tanto, evidentemente. Il capo procura è andata a usare il telefono che stava sul muro? Sul muro? Sì, è vero, c'era un telefono, quindi non si stava nascondendo, stava cercando di chiamare al telefono. Però anche questa, che è rincoglionita, c'ha il telefono in tasca, prova a usare il telefono pubblico per chiamare. Sì, esatto, vicino alla macchina, c'era un telefono di emergenza sul muro. Apparentemente non funzionava. Quindi ha usato il suo telefono. Esattamente... il telefono di emergenza era fuori servizio. Bello. Dillo ai tizi. Ai tizi del controllo che passeranno. Vedi, vi fanno chiudere baracca. Un telefono di emergenza che non funziona. Ho assistito a un omicidio. Scusi, oggi siamo fuori servizio, mi dispiace. Pasquetta. Siamo tutti a fare grigliata. Passiamo domani. Ottima testimonianza, testimone. Ottima testimonianza? Ecco, cosa è successo alla buona testimonianza? Dovrebbe sicuramente aggiungere questo dettaglio alla sua testimonianza. Che sto pensando, quindi mi confondo con le traduzioni, con le voci. Le cose che faccio, le faccio come preferisco. No, le cose che faccio per accontentare questo stupido avvocato amatoriale. Ok. La parola muffler era stata sentita durante una chiamata che... Ok. In che modo potrebbe servirmi? Pensavo che mi avrebbe cambiato la testimonianza ed ero pronto a cercare qualcosa da presentare nella testimonianza.
L'ho visto tutto, quando ho provato il telefono al muro, ma ha dovuto utilizzare il suo telefono. Non saprei, sai? Mi verrebbe da presentare il telefono, però... Non vedo come potrei smontarla. Sicuramente devo presentare qualcosa qui. Facciamo domanda, va? Non credo che mi servirà, però facciamo. Magari ci illumina la situazione. E pensa che potrebbe rifare, rilavorare la sua testimonianza per la corte. Oh, oh, lo stavo per chiedere anch'io. Lo farò solo un'altra volta, quindi ascoltate bene, principi dilettanti. Ok. Il capo procura ha accoltellato la vittima ed è corsa dietro il muro separatore. Ha preso il telefono? Ma come hai fatto a vederlo che ha preso il telefono? Magari stava grattando i coglioni, si stava aggiustando, non lo so, la gonna dopo un omicidio. Che cazzo ne so? Che ne sai che ha usato il telefono? Poi ha preso il telefono dalla sua tasca. Come hai fatto a vedere tutte queste cose? Spiegami un attimo. E durante... Non ha senso, perché noi il telefono l'abbiamo trovato qui, quindi se lei l'ha beccata qui, come ha fatto il telefono ad arrivare fin lì? Durante quel tempo, io ho scavalcato la recinzione e l'ho raggiunta. Poi l'ho presa in maniera piuttosto... Come cavolo si dice? Coraggiosa. E il capo procuratore ha chiuso il telefono. Tu l'hai vista fare questo? Perché sto sorridendo? Signor Wright, che cosa c'è? Che cazzo devo presentare, scusami? No, devo presentare qualcosa perché lui è sorriso, ma non so che cosa. Ah, cazzo, ho premuto di nuovo. Volevo aprire il menu testimonianza. Il fatto è che il muro separatore... Come ha fatto a vedere dalla sua posizione oltre il muro separatore? Fossi stato qui ancora. Ma come ha fatto a sapere tutto? Cioè, è di nuovo una supposizione, non è veramente quello che è successo. Devo presentare la planimetria e lavorare su questo muro? Può darsi? Perché se no altro non mi viene in mente. Se no devo presentare il telefono e dire che può giocare sull'orario o qualcosa del genere. Vediamo. Presento la planimetria perché mi sembra la cosa più intelligente al momento. Mi sembra la cosa più intelligente al momento, se devo essere onesto. Cazzo. No, allora presento il telefono. Madonna, ho già perso così tanta vita? Porca miseria, sei difficile sto caso. No, 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 non volevo tornare indietro. Forse devo sempre... Ah no, aspetta, non ho ancora provato tutto. Ogni tanto mi capita che devo investigare su tutto. Ha provato a scappare, puoi essere un pochino più specifica? Si è grattata contro la mia mano ed è scappata. Era una terribile visuale. Come una... Vabbè. È una battuta in cucina, praticamente. Il patè di oca su della... Vabbè, insomma, una battuta sulla cucina. Non la capisco. Troppo stupido. Ha perfino fatto cadere un barile d'olio di fronte a me. Un barile d'olio? Sì, sì, c'era un barile d'olio che era c'era sulla cremascena del crimine. Ma è strano. Perché mai? Se volessi scappare, perché non è scappato dall'altra parte? L'altra... Oh! Effettivamente. L'entrata del parcheggio. Ha ragione. Non ha alcun senso che provasse a scappare dall'altra parte verso i barili d'olio. Eccellente, più misteri. Vorrei almeno risolverne qualcun altro prima di trovarne di nuovi. Quindi la signorina Sky ha provato a scappare. Mi dispiace, ma mia sorella... Ma mia sorella è un pochino sospetta, signorina Wright. Non così dispiaciuta quanto me. Ma non l'ha fatto lei, deve credermi. Maledizione. Non saprei che cosa presentare, Cristo. Provo col telefono, ma non ne sono così convinta. Non qua, ma qua.
Se no abbiamo un'ultima speranza. Non è neanche questo. Non so che cosa presentare, raga. No, perché queste non hanno senso. Mi viene da presentare la planimetria, perché per l'appunto, perché mai dovrebbe scappare di qua? Perché mai dovrebbe scappare di qua? Se hai detto che hai provato a scappare, perché mai dovrebbe scappare? Volevo rubare la macchina e scappare col cadavere. Perché mai non scappare di qua? Poi di nuovo, non torna la storia che lei abbia visto tutto quando c'era questo muretto separatore a dividere tutto. Non ha alcun senso, raga. Non ha alcun senso. Questo non serve a nulla, immagino. Quindi abbiamo detto che lei ha scavalcato la recinzione. Fin lì ci siamo, perché durante questo tempo lei ha provato a chiamare. Però di nuovo, se lei ha provato a scappare, sarebbe scappata di qua o comunque dall'uscita di emergenza. Ma andare verso le macchine, la macchina dove c'è stata la scena del crimine. Però ciò farebbe tornare tutto, perché il barile è caduto, le è caduto il telefono. Ma perché scappare di qua? Ci sto pensando da non so quanto, ma l'unica cosa che non torna nella sua testimonianza, raga, è il fatto che lei abbia visto tutto da qui, come sta testimoniando. Vi ripeto, fosse stata qui, ancora, ma anche lì, non torna il fatto che lei dica che sia scappata, e quando in realtà stava andando al telefono, che sia ritornata indietro, e quando è scappata, forse l'unica cosa corretta nella sua testimonianza, quello che sta dicendo, è il fatto che sia scappata perché c'è il barile. Il barile che ha fatto cadere e il telefono vicino alla macchina, che confermano questa sua testimonianza. Ma tutto il resto non ha senso. Tutto il resto non ha senso. Ho già presentato la malplanimetria. Che l'unica cosa che non ha senso è questa, in questa testimonianza. L'unica cosa che non ha senso è questa. Perché se noi adesso andiamo a guardare, lei da qui non poteva vedere ai suoi toli. È l'unica contraddizione che mi torna in mente. E comunque, porca miseria, scavalcare questa recinzione ci metti un bel po', cioè l'ha raggiunta in così poco tempo. Lo dico io che c'ho il culone pesante, ma mi immagino anche un veterano addestrato, non credo sia così facile. Ora ho visto che scarpe indossa, ma... Ho già presentato la planimetria? No, ho presentato il telefono. Ho presentato la planimetria? Non l'ho presentata la planimetria, vero? Cristo, sono troppo andato col cervello. Sto pensando cosa sia giusto e cosa no. Mi pare di aver presentato la planimetria e non il telefono. Però la planimetria ha senso. No, ho presentato il telefono, non la planimetria. Madonna mia, era questa la cagata, Cristo santo. Forse ho presentato la planimetria. Che sto dicendo? L'ho presentata la planimetria. Ma a quella dopo l'ho presentata. Non mi ricordo. Cosa presentava? Madonna mia, c'ho il cervello in pappa. Non funziona più. Raga, è tardi, ok? Signorina Star, devo concludere che lei aveva dei motivi personali contro la Nasky, quindi la sua testimonianza non vale un cazzo. Ora obietti, brutto stronzo. Infatti, è quello il punto, quello che stavo dicendo. La testimone era un detective. La sua testimonianza tuttavia... Come è intoccata? È intoccata da ragioni personali. Che stai dicendo, amico mio? È ovvio che ha un motivo, un movente per per odiare la ragazza. Se l'ha fatta licenziare. Beh, chi l'avrebbe mai detto che tu saresti il mio cavaliere con un'armatura brillante, procuratore? Lei, che insieme al capo procuratore mi avete sbattuta fuori 2 anni fa. Di nuovo esce fuori il caso di 2 anni fa. Raga, non può essere una coincidenza. Dovremmo scoprire cos'è questo caso. Lui se la ricorda, quindi, se non ha detto nessuna parola. Quindi, signorina Star, questa è una fatale contraddizione alla sua testimonianza. Come mi spiega questo? Non so di cosa tu stia parlando. Scherza con me, ti farò tossire tutto. E la Madonna, che minaccia. Per cortesia, piccola stronzetta, vendi il risotto. Forse il risotto lo venderai nella galera. Ci sono delle professioni dove vi permettono di dare il risotto ai prigionieri. La cuoca della galera. Farà quello forse, non raccogli saponette. Forse anche quello nel tempo libero. Ha detto di aver visto il crimine da questo punto. Tuttavia, se ciò fosse vero, come potrebbe aver visto tutto il resto? Esce fuori solo ora, madonna mia. Il tenente Conan serviva qui per capire tutto. Tenente Conan Van Colombo.
Credo che lei stia capendo dove sto cercando di andare a parare. Quel telefono di emergenza, appunto, è l'altra cosa. Come faceva a sapere che il telefono di emergenza non funzionasse? Non torna niente, non torna niente. Quindi è palesemente lei che ha settato tutto. Poi tutta la cosa della foto e tutto il resto l'hanno inscenato dopo. Ne sono sicurissimo. Quel telefono era dietro il muretto. Se lei fosse veramente stata nel blocco B, non avrebbe potuto vederlo. Poteva anche dire che è passata prima, però. Questo, va bene. Ordine, ordine, che cosa significa ciò? È semplice, vostro onore. Lei non sta tossendo il pranzetto, sta tossendo delle bugie. Ottimo, Felix, dammi il 5. Che goduria. Mi sembra fare così quando lì me lo metti in culo. È piuttosto un'accusa grave, signor Crowright. Forse mi permetterà una domanda. E dov'era Nostradamus? Nostradamo, la marca di pesce. Nostromo. E dov'era allora la signorina testimone quando è successo tutto? No, no, non questo. Aspetta, pensavo mi avrebbe chiesto allora di Cirica dov'è. Ci dica esattamente qual era la... Ci dica esattamente quale sia la bugia che la testimone ha detto alla corte. È qui che il nostro contrattacco inizia. Non posso permettermi di sbagliare. No, letteralmente, perché se guardiamo... No, non posso permettermi di sbagliare. Quasi letteralmente. Che cosa ha visto? Dove l'ha visto? L'ordine degli eventi. Cosa ha visto? È palesemente costruito. Però, se lo seleziono, credo che perderò la vita. Perché ora come ora non ho nulla per costruirmi cosa abbia visto veramente. L'ordine degli eventi? Non vedo in che modo mi potrebbe salvare l'ordine degli eventi, onestamente. Però mi è capitato qualche volta che la cosa meno... No, non è vero. Su Phoenix Ride non è capitato che la cosa meno aspettata fosse quella corretta. Ma al momento ci stiamo proprio parando su dove l'avesse visto. Perché se io riesco a spostare... Se io riesco a spostare Star da qui a qui, posso accusarla anche dell'omicidio di Coso, come si chiama? Goodman. Posso accusarla anche dell'omicidio di Goodman, se riesco a collocarla in questo modo qui. Poi lei è arrivata dopo, ha visto tutto, e in qualche modo, insieme alla... Madonna, mi piace troppo la teoria che il cowboy stesse minacciando sua sorella. Le taglio la gola se non cooperi con noi, perché è uno dei suoi fidanzati. Ha detto, se non dico al mio fidanzato di farti uccidere tua sorella. Quindi ora che io ho ucciso Goodman, per chissà quale motivo, non ne ho la più pallida idea. Apparentemente erano detective tutte e due, fino a 2 anni fa. Lui è ancora detective, lei era una detective fino a 2 anni fa. E lei dice che era un principiante, quindi sicuramente lo conosceva. L'ha ucciso per le sue ragioni e poi l'ha minacciata, ti devi prendere tutte le colpe. Lei magari è uscita per andare a prendere la macchina per i cazzi suoi, se ne andava a casa. E però il fatto che l'abbia chiamata lì... In ogni caso, lei era uscita qui dall'uscita di emergenza, stava andando a prendere la macchina, tranquillamente, vede questo crimine efferato, tu ti prendi tutta la colpa e hanno inscenato tutto l'omicidio. Lei si è spostata qui, ha fatto la foto, bam 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 bam, e tutto il circo è partito. Quindi sì, sicuramente, da dove l'ha vista? E da dove l'ha visto? Se riesco a spostare lei qui, potrò accusarla dell'omicidio. Quindi, da dove l'ha visto? Signora Sky ha provato a utilizzare il telefono di emergenza, tuttavia non funzionava. Questo significa una sola cosa. Niente, quindi... sarebbe stato inutile per la signora Star mentire a riguardo. Oh, inutile mentire, capisco. Ma... se la testimone ha veramente visto la signorina Sky utilizzare il telefono di emergenza, vuol dire che non era dietro la recinzione. Questo significa, per forza, che la signora Star ha visto il crimine da una locazione di... No, 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 fermo, 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 ce l'ho, ce l'ho. Il fatto che lei abbia detto Coso, che uno dei suoi fidanzati è la guardia di sicurezza, spiega... Non era lì. No, 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 fermo. Non ha visto tutto da dove penso io. L'ha visto dalla stanza di sicurezza. Era ancora più premeditato di prima. Ha visto tutto da qui. Perché questo darebbe senso a quello che ha detto. Uno dei miei fidanzati è una guardia di sicurezza.
Eh sì. Perché non può essere una cosa inutile il fatto della guardia di sicurezza. Quindi lei era qui, ha guardato tutto, per chissà quale motivo. Ma perché mentire? A sto punto perché mentire se lei era lì? Penso che lei abbia ucciso Goodman, su quello non ci piove. Sono abbastanza convinto che sia stata lei ad uccidere Goodman. Sono pronto a scommetterci i calzini. Ma... allora smonta la teoria che ho detto prima, che lei l'ha ucciso di fronte a lei, arriva quella, la vede a coltellare tutto in scena incredibile. Forse era premeditato ancora prima. Goodman era già morto da chissà quanto tempo, magari 10 ore prima, chissà. L'hanno portato lì perché quando ha fatto la foto, Goodman è così. È già morto, no? Si vede benissimo, non nella foto, ma nel ricordo che ci ha raccontato prima. Goodman è morto. Quindi l'hanno scenato dopo, ma lei ha visto tutto da qui, non l'ha visto da qui. No? Mi sembra. Perché sennò non ha senso quello che ha detto finora, c'è un fidanzato e una guardia di sicurezza. Dobbiamo tenere ogni singola parola a nostro vantaggio, l'unico modo per vincere, con le contraddizioni, te lo dice il gioco stesso. Una differente locazione? E ora, questa inutile bugia che ho già sentita. Che ho già sentito. Prima di chiamare la mia bugia inutile, almeno fammela raccontare. Effettivamente. Ti permetto di chiedere al nostro... intelligente fabbricante di parole, signor Wright. Semplicemente, dov'era la testimone quando ha visto il crimine? Tutta la testimonianza che abbiamo sentito finora punta in una sola direzione. Maledizione, una sola vita, quindi non mi posso permettere di sbagliare. Beh, chiaramente qua non posso... cioè, deve essere qualcosa di particolare, quindi... la mia idea iniziale è che fosse qui, in realtà. Però se ha visto il telefono, effettivamente, o era qui, o era qui. Però, quello che ha detto che ha un fidanzato e una guardia di sicurezza... deve essere sicuramente non messo lì per caso, per forza. Se no, l'avrebbero messa la security room, però non... per non farci dare questo dettaglio, non l'avrebbero messo. Però cercando per l'appunto di dare un utilizzo... a questa cosa che sarebbe venuta dopo, sicuramente hanno messo la security room perché lei era nella security room. Tutto è stato inscenato da molto prima, l'hanno ricattata per beccarsi la colpa, ma poi vedremo, però secondo me è la security room. No, ho perso. No, devo rifarmi tutto. No? No, si è fermato, ok. Questo è l'unico posto dove poteva essere. La guardiola della sicurezza? Sì. Sì, esatto. Nella guardiola, nel parcheggio, è molto ben posizionato. C'è una guardiola di sicurezza ben costruita, dove può vedere l'intero parcheggio. Meno che la parte è esattamente sottostante. Se l'avessi ucciso qui, credo che non l'avrebbe visto. Quindi avrebbe potuto vedere benissimo il telefono di emergenza da lì. Ma perché lì? Ci sono così tanti posti dove poteva essere, da dove potesse vedere questo telefono. No, perché è un fidanzato. Non in questo caso, vostro onore. La testimone non era parte del procuratore di ufficio e non poteva parcheggiare nel blocco A. L'unico posto dove avrebbe potuto vedere la scena del crimine è la... è vero, perché se avesse assistito all'omicidio... però tutti i ricordi mi mostrano lei che ha la coltella da davanti. Non torna. Vi ripeto, quella... sono due fasi. L'insceneggiatura del crimine è la prima fase dove ha effettivamente... visto, ma non torna di nuovo. No. Perché mai avrebbe dovuto vedere tutto e perché mai dovrebbe mentire in questo caso su questo, se lei l'ha ucciso e tutto? Non lo so. No, mi sto smontando da solo in realtà. Mi ricordo la sua testimonianza. Scusate. Mi ricordo benissimo la sua testimonianza. Lei ha detto che ha portato un pranzetto. È vero. Lei ha detto che ha portato un pranzetto alla guardia di sicurezza. Vedete? Non può essere detto per nulla, capite? Quindi, signorina Star? Quanti anni? Quanti anni mi hanno messo in piedi in testa questi uomini? Pensare che... quanti anni ho messo i piedi in testa di uomini e pensare che sarebbe tutto stato rigirato in questo modo? Oggi... un uomo è riuscito a battere Angel Star. Quindi confessi che sei stata tu ad uccidere Goodman. Ordine in senato. Che cosa ha fatto? Lei era un detective, dovrebbe sapere meglio di tutti. No, mi sto girando. Non sto tornando indietro. I peccati, come i colpevoli, verranno puniti.
E io farò qualsiasi cosa nel mio potere per fare in modo che la giustizia prevalga. Ma infatti ti lamentavi tanto dei procuratori che infangavano tutto, che raccontavano bugie, però anche tu non è che sia meglio, Cioè, il bue che dice all'asino che è cornuto praticamente, no? I colpevoli? Sta parlando della signorina Sky? No, sta parlando di se stessa, secondo me. Signor Wright, non sembra un pochino strano? Perché mai la signora Star mentirebbe? Non ha alcun senso. Potrebbe aver solo detto di aver visto il crimine dalla guardiola di sicurezza. È per questo che non mi torna. Perché poteva semplicemente dire fin dall'inizio. Non cambierebbe molte cose. Evidentemente cambia tutto, ma non riesco a capire perché. Esattamente. Questa fotografia dice tutto. Ma l'hai appena raccontato. Ma sei deficiente. Appena detto, sei assistito al crimine dalla guardiola di sicurezza e ha scattato la foto al contempo o al dono dell'ubiquità di Jonathan. Questo per rifarmi agli autogol. Il dono dell'ubiquità si trovava in più posti contemporaneamente, oppure la foto l'ha scattata qualcun altro. La foto l'ha scattata qualcun altro, il cowboy. Dice tutto, è stato il difensore che ha coltellato la vittima. La verità ancora regge. Obiezione. No, non regge. Sono completamente in disaccordo. Cosa? Se il testimone stesse mentendo e se fosse colpevole di bugie, se per giuria, cioè insomma mentire di fronte alla corte, lei saprebbe benissimo questo. Non rischierebbe senza alcun buon motivo, e questo buon motivo era che era tutto premeditato. Quindi, ci dica qual è il suo motivo, signor Wright? non lo so. Io? Non dovrebbe dire alla procura quale sia il motivo. E chi altro? Signor Wright, vediamo quello che sappiamo finora. La signorina Star ha visto il crimine dalla guardiola di sicurezza. Ma ha mentito per stare qui. Questo per guadagnarsi la prova della foto. Però, se ha fatto la foto, non poteva essere nella guardiola di sicurezza. Deve essere vitale, una differenza vitale. Ma che cosa cambierebbe? Differenza nella luce? Angolo di visione? Distanza dalla scena del crimine? Ah. Mi si viene in mente distanza dalla scena del crimine. Angolo di visuale? Perché l'angolo di visuale non è un qualcosa di vitale. La distanza dalla scena del crimine sì. Perché potrebbe essere stata, come vi dicevo, benissimo lei ad ucciderlo. Poi. Non lo so, non mi torna. Io sono convinto che l'abbia ucciso lei. Sono convinto che l'abbia ucciso lei, Goodman. Intendo Star. Ma anche qui non mi torna nulla. Che l'angolo non è una cosa vitale, è la distanza. Probabilmente era lì mentre inscenavano tutto. Il fidanzato era lì che faceva la foto dall'altra parte, nel carretto, nel blocco B, e lei era lì che aveva assistito. Ma a sto punto perché non era vicino a Sky? Perché non era vicino a Lana? Però in ogni caso mi viene distanza la più logica in questo caso. Ok, facciamo musica. Giusto. Cambia la distanza tra lei e la scena del crimine. Perché così almeno la possiamo condannare. Perché dico quello? Perché così almeno possiamo scaricare la colpa su di lei. Un po' come abbiamo fatto durante il caso del samurai d'acciaio, che abbiamo cambiato chi fosse il vero responsabile, no? Chi ci fosse nel costume. Abbiamo cambiato chi fosse il vero killer e così via. E quello è l'unico modo per cui come possiamo scamparla da questo pozzo. Le mie condoglianze, signor Wright. Ma deve guardare ancora una volta la planimetria, ed è piuttosto chiara. La distanza tra la scena del crimine e la guardia di stazione è 30 passi. Cosa? Ho sbagliato? Però non c'è la musica, non può essere sbagliato. Non vedo come potrebbe. Beh, non mi stupirei, Dovrei farmi un paio di. Vabbè, però, se mi rifacessi tutto il capitolo da capo, almeno arriverei con piena vita. Obiezione. Ok, no, è cambiato. Quello che ha visto non è quello che ci preoccupa qui. Quello che conta è il momento e il tempo che lei ci avrebbe impiegato per raggiungere la scena del crimine. Ma nessuno mette in dubbio il fatto che ha scattato con quella foto. Signora Star, ha visto il crimine dalla guardiola di sicurezza. Ora, quanto tempo ci ha messo da arrivare da lì fino alla scena del crimine dove lei è arrestata signorino Sky?
Bene, testimone. Tu. Sì. Hai ordinato dei totani, corretto? Sì, si chiama totano. La qualità dei miei pranzi sono andati da basso, forse, verso l'immangiare. Io in realtà adoro gli anelli di totano, sapete? Che sembrano anelli di cipolla, panati. Sono anelli di totano, sono la cosa più buona del mondo. Sono il cibo più congelato più buono del mondo, dopo le crocchette di patate. Crocchette di patate. Stavo provando il mio B&J lunch con dei fagioli tutti freschi, con una marmellata di fagioli tutta fresca per il mio fidanzato. Marmellata di fagioli. Qui mi ricorda Homer Simpson, pelato uguale però senza barba magari. E che sbaglio. Marmellata di fagioli. Non era nella stazione, quindi ho aspettato. Cosa? Ho visto il crimine da... Oddio, così scagiona. Cioè ragazzi, così si smonta da sola. Come fa una persona normale a non pensare che questa improvvisamente la mette in una posizione molto scomoda? Come fa a non pensarci? È stupida forse? Ok, ha fatto tutta sta strada, ma la foto quando l'hai scattata? Quando hai scattato la foto? Oppure sei arrivata, hai visto la tizia, vabbè, scatto una foto, poi vi raggiungo il mio fidanzato, poi vedo l'omicidio. Non torna, capisci? Perché era già sporca di sangue. Ma la porta era chiusa, quindi non potevo aprirla. Quindi non potevo aprirla? E quindi? E la Madonna, e che Cristo, questa nel frattempo ha messo su famiglia, ha avuto nipotini e... Scusami, Quindi sono andata nel parcheggio B, nel blocco B, ed è un pochino... È un pochino una bella deviazione. Un'altra uscita di emergenza, tra l'altro, che non funziona, ragazzi, qui dovremmo fare una segnalazione. Ci fanno chiudere baracca. Probabilmente ci ho messo 5 minuti. No, allora... Questo ci costruisce molto quello che è successo. Quello è morto alle 15.15, la chiamata è stata fatta alle 5.18. Lei aveva sentito parlare al telefono? Capisci? Alle 5.18? No, ok, ho capito come scavarmi. Come scamparla da qui? 5 minuti? Beh, evidentemente un guitacchi non riesce a correre molto velocemente. Questo cambia le cose in maniera considerevole. Ma era quella donna! E lei, su quella seduta, su quella sedia, che l'ha coltellato! Lo so benissimo, ho la foto! Però effettivamente no, c'ha ragione. Aspetta un attimo. Smonta tutto quello che ha detto finora, però effettivamente questa foto è stata scattata molto, ma molto dopo. Cioè, il cadavere è già dentro, non è il momento dell'accoltellamento, ma è dopo. Quindi, effettivamente, però la cosa dei 5 minuti ci distrugge tutto. La distruggiamo su quella. 5 minuti, 5.15 è morto, alle 5.20 è successo tutto, no? E alle 5.20 lei è arrivata lì, quindi la chiamata è stata fatta alle 5.18, di nuovo la distruggiamo su quello. Ho ragione, questo spork è una bellissima invenzione. Ne vuole un altro caviale, altri 40 dollari che se ne vanno. In investimento. Signore, la potremmo considerare corruzione questo? Stai zitto mentre mangio il mio caviale. Oh. Right, devi fare qualcosa. Abbiamo qualche prova per sfermare questo? Come se il backhandus era ovvio. Alza l'obiezione. 5 minuti tra la sestiera un omicidio e l'omicidio e l'arresto. Pensaci. Potevi farti la pasta in tutto quel tempo, se ti piace al dente. Ho perfino dei pranzetti con la pasta, recluta. No, non è quello che voglio. 5 minuti ciechi, non è un pochino strano? Strano? Se fossi un criminale, che cosa farebbe in 5 minuti, vostro onore? Beh, immagino che scapperei dalla scena del crimine. Ehi! No, prendetevi la cattiva idea, non ho ucciso nessuno. Però ha l'istinto di un killer, e quindi scapperebbe. E questo tempo è stato diverso. Signora Sky ha detto di aver visto la scena del crimine, ma ha perfino la foto scattata. Nessun criminale, vero criminale, veramente gestirebbe una situazione in questo modo. Non ha alcun senso. La musichetta di sottofondo? L'abbiamo smontata per la terza volta. A 400 euro di pranzetti che sono volati dietro. Molto bene. Sembra che siamo arrivati al termine di questa testimonianza. Quindi la mia cliente è innocente, no?
Lo testimone ha un astio personale contro l'accusato e c'è un certo vuoto nella sua testimonianza. Signor Edgeworth, nel prossimo... Un altro testimone! Chi è? Chi è l'altro testimone? La guardia della guardiola, maledizione, ce l'ha tenuto nascosto finora, il suo fidanzato. Però lei ha detto che non c'era. Lei ha detto che non c'era il suo fidanzato, allora che cazzo? Chi è sto testimone? Sfortunatamente, sembra di aver sottovalutato la testimonianza per la sua professione, per il suo, la sua cronologia di professionalità. Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo distrutto, abbiamo aperto quel barattolo chiuso, signor Wright! Questa era... Siamo andati molto vicini. Quindi si ferma? Non c'è nessun testimone? Ah no, no, aspetta, no, ha detto che la tizia non è più... Penso che la regina tossitrice convulsiva è stata... Come si dice? Abbia abdicato. E con questo la corte è aggiornata. Quindi è innocente? No! Chi è che ha detto hold it? Lei. Signore Edgeworth, lei ha ordinato... Ah, altri anelli di totano, quindi vuol dire che li sta proprio sul cazzo, l'avevamo capito però. Questo è quello che ha provato a rifilare a me. Preferisco... No, preferisco non prendere le avanzi della difesa. Qualcos'altro da dire? Io potrei essere in grado di salvarla. Ho una prova decisiva. Cosa? È un altro dei suoi trucchetti? No, dei suoi pranzetti truccati? Le mie scuse, ma non abbiamo più domande da chiederle, signorina Star. Ah. E d'altro caviale? Questo Jumbo Lunchbox? Oh oh! Un triplo vento! Visto la determinazione della testimone. Che figlio di troia, le permetterò un'ulteriore testimonianza. Sentiamo questa decisiva prova.